Ragazzi, allora oggi sono tornata con un video outfit primaverile perché finalmente dopo tanti giorni di brutto brutto tempo, qua addirittura di nuovo nevicato, ha grandinato l'altro giorno, è stato veramente, c'erano le macchine con i chicchi di grandine così sopra, c'è cioè una cosa veramente brutta. E quindi finalmente oggi è tornato il sole, come vedete dalla bellissima luce che c'è, e mi è venuta voglia appunto di tirar fuori dall'armadio un po' di cose primaverili e di usare anche un po' di cose nuove che mi sono state regalate in questo periodo e sono molto contenta. Iniziamo subito con la prima. Allora, mia sorella mi ha regalato per il compleanno, in realtà appunto il mio compleanno è il 29 marzo, quindi fra un pochettino, però lei sapeva che a me piaceva molto la borsa di Pomicati, che è questa qua. Non so se avete presente questo brand, sono praticamente un brand nuovo, è nato 1 o 2 anni fa e praticamente stampano su borse di tela, le It Bag, quindi Chanel, Birkin, poi c'è anche mi sembra la Falabella e la Celine, non vorrei sbagliarmi, però diciamo le più famose, appunto quelle che si vedono di più sono sia la Chanel che la Birkin. E di Chanel c'è il modello grande così, oppure il modello tipo la 2.55, quindi quella classica pochette con la catenella. E a me appunto piacevano molto questo tipo di borse, e siccome mia sorella le avesse in un negozio in saldo quelle della collezione autunno-inverno, mi ha detto: vai a vederlo, se ce n'è una che ti piace, te la prendo poi per il compleanno. Quando sono andata a vederlo, siccome c'erano rimasti solo colori scuri, quindi grigio scuro, nero, marrone scuro, colori molto invernali, l'unica appunto chiara che mi piaceva per la primavera e per l'estate era questa qua, color crema, però era l'ultima. Allora l'ho chiamata e le ho detto: oh, è l'ultima, è così. Allora niente, alla fine l'ho presa, proprio perché era l'ultima, e lei poi mi ha dato i soldi e quindi è andata così. In realtà appunto, quindi questo regalo mi è stato fatto molto prima, però sono contentissima perché è una borsa che volevo veramente tanto, e così è riuscita a regalarmela a mia sorella, anche perché era appunto in saldo e quindi abbiamo fatto un affarone. E poi appunto un colore comunque molto primaverile, l'ho vista sia anche nella collezione primavera-estate e quindi è andata alla grande. E come vedete appunto c'è una luce che... ok, messa a fuoco. Allora, come vedete un bel color crema, e la cosa carina è questo fazzolettino con scritto Pomicaki, color Tiffany. Alle catenelle così, è bella capiente, comunque dentro tante cernierine, vedete? E poi ha questo affare qua, non so come si chiami, per mettere le chiavi, e ha la cerniera, quindi si può chiudere, cosa molto molto comoda. Costa sui 100 euro più o meno la borsa, in saldo l'ho pagata sui 70, quindi buono. Niente, inizio a farvi vedere quindi cosa indosso e partiamo subito da questi che sono appunto gli orecchini. Come vi dicevo nell'ultimo video, mi sono data alle creazioni Fimo, quindi che sono una tecnica. Ho iniziato per gioco, per rilassarmi, e ho fatto diversi modelli, però sono piaciuti talmente tanti che adesso un sacco di mie amiche, genitori, dei miei allievi, cosa me ne stanno chiedendo un sacco. Quindi ho iniziato una mega produzione di orecchini Fimo. Questi sono dei cupcake color Tiffany, quindi che si abbinano col resto dell'outfit. E sono carini, sono contenta perché mi sono venuti bene. E li ho montati su questa catenella. Quindi niente, cupcake per me come orecchini. Passo a farvi vedere il resto. Allora, qui ho un top, questo è di Hollister, l'ho preso a New York, quando sono andata a New York 2 anni fa. È molto carino perché è tutto a balze in pizzo, vedete, alternato pizzo e tulle. Quindi ha tutte queste balze, così, è abbastanza lunghetto. Ed è un colore grigio molto chiaro che tende al verdino. E sopra ho questo blazer effetto peplum di H&M con il colletto stondato e bottoncini così, molto carino. L'ho preso l'anno scorso da H&M, e poi avevo pagato tipo 29 euro, solito prezzo H&M. E come braccialetti ho questi bangles proprio semplici, semplici argentato, il mio bracciale simile Pandora che mi ha dato mia zia, e vari altri braccialettini e il centimetro argentato.
Nella parte di sotto, come vedete, ho questo bellissimo pantalone e un jeans skinny color appunto verde Tiffany, che quindi è blu Tiffany, il colore di quest'anno. E mi piace tantissimo, l'ho preso dai cinesi a Settimo Cielo, perché di Torino sa appunto che è un centro commerciale che c'è vicino a Torino, Settimo Torinese. E li ho pagati, mi sembra, 7 euro, 7 o 10 euro. Cioè, Isabel, se sentite abbaiare, lei che sta giocando. Abbino tutto con le Converse bianche. Queste me le ha regalate il mio ragazzo per la festa della donna. È stata una sorpresa bellissima perché le volevo da tanto tanto tempo. E poi la cosa bella, appunto, che ho comprato i glitter. Non so se si vede. I glitter piccolini, argento. Ho fatto tutta la punta, stile Miu Miu. E sono venute carine, mi piacciono. Sono il modello basso di Converse, che diciamo che per me che non ho le gambe lunghissime slancia un pochettino di più e mi piace molto molto. Poi, come vi dicevo, abbino il tutto con la mia nuova Pomi Khaki che mi ha regalato appunto mia sorella. Spero che l'outfit vi sia piaciuta e un bacione al prossimo video. Ciao a tutti!